Ciao a tutti dal Demiurgo del Pensamento. Allora, qui abbiamo, non so se si vede, ma abbiamo una scatoletta con dentro una regina di razza, ecco, vedete le api? Dentro c'è una regina di razza autoctona, Apis mellifera ligustica, Spinola 1806. Quindi oggi vi farò vedere, cioè più che altro vi dirò come fare a far accettare una regina. È importante fare un nucleo, diciamo, con, quindi, dalle famiglie che avete, estrarre due telaine di covata. Siamo a primi d'agosto, fine luglio, primi d'agosto. Estrarre due telaini di covata chiusa o percolata, in modo che non possano più nel nuovo nucleo rifarsi una regina, ma debbano per forza accettare la regina di razza autoctona. Sto parlando di creare un nucleo a partire da razze di api ibride. Quindi se avete due nuclei, per esempio, due famiglie di api ibride e volete ottenere un nucleo di razza autoctona, dopo che avete recuperato la regina da un apicoltore che ce l'ha, che ha la razza autoctona, che vi dà o una cella reale o una regina, come in questo caso, che è chiusa qui, appunto, in questa scatoletta, appunto, qui c'è un candito che loro mangeranno e quando lo mangeranno la regina uscirà. Allora, al mattino cosa si fa? Si prende... Dai due telai, tu prendi due telai di covata chiusa, magari uno da una famiglia e uno da un'altra, e si mettono in un'altra cassetta. Poi si prende anche altri due telai di miele, uno da una e uno dall'altra, quindi in totale quattro telai. Poi ci si può aggiungere uno o due telai nuovi, cioè da fare, praticamente da costruire di cera. Poi ci si mette dentro la regina, si toglie questa plastichetta molto importante, questa plastichetta qua davanti, perché assolutamente, vedete, c'è una plastichetta perché loro devono la regina deve poter uscire. Poi si cosparge l'arnia con aceto. Qui c'ho tutti i miei prodotti naturali. Si spruzza l'aceto, una soluzione di praticamente si mette 1 litro d'aceto, 1 chilo di zucchero e basta. 1 litro d'aceto, 1 chilo di zucchero. Si spruzza con uno spruzzatore, un nebulizzatore, su tutte le api, in modo che si crei odore e quindi ciò crei confusione all'interno della famiglia e quindi la regina venga accettata, perché le api si riconoscono tramite l'odore. E poi ci si mette sopra un nutritore, e ci si mette praticamente un po', una soluzione di, praticamente che si fa con 1 litro d'acqua, 1 chilo di zucchero, e ci si mette dentro un bicchiere di vino, il più possibile naturale, in modo sempre da creare confusione con gli odori. Adesso vi farò vedere. Ok, abbiamo fatto il nucleo, abbiamo un telaio di miele, uno di covata chiuso o percolata, uno di covata chiuso o percolata, un altro di miele. Adesso non posso farvi vedere l'operazione, comunque mettiamo quella scatolina lì, la mettiamo tra un telaio e l'altro in mezzo a quelli due di covata, togliamo il pieriolino di plastica, ci mettiamo sopra il nutritore, ci mettiamo dentro 1 litro d'acqua, cioè praticamente un po' di una soluzione di 1 litro d'acqua, 1 chilo di zucchero e poi un bicchiere di vino dentro. E poi dopo vedremo, fra 2 o 3 giorni, se hanno accettato la regina. Bisogna stare attenti quando si prende dalle altre famiglie i telai di non aver preso anche le regine, perché devono restare senza regina. Comunque si capisce quando la mettete dentro, in base a se ci vanno addosso vuol dire che la vogliono, quindi è una buona cosa. E basta, penso che ci sia. Ah, ovviamente la regina viene accettata facilmente perché quando voi fate il trasferimento dalle altre arnie qui, le bottinatrici tornano indietro là e quindi che dà problema nell'accettazione della regina sono le bottinatrici. Invece qua ci saranno soltanto api allevatrici che saranno docili, vedete che non volano via e che permetteranno un'accettazione migliore. Non posso farvi vedere perché dovrei usare i guanti col telefono, non riesco a gestire i guanti e il telefono con i guanti.